Merdo largo o merdo tardo, scegli quello che ti piace. Ecco, ecco Mauro. Cosa Mauro fai? Cosa fai, casino? Il bullo, quale bullo? Che è andata bene che ti ho risparmiato a Modena. Perché qua mi sei passato vicino, volevo darti un grattone tra capo e collo da insegnarti il rispetto. Guarda che cosa gli hai fatto a quello là, che non mi ricordo, che gli avevo tanto il gelato in testa, gli davo un cazzotto e gli buttavo giù la dentiera, io, deficiente, di un deficiente. Se c'era lui ti davo un destro che ti buttavo giù la dentiera, ignorante. Impara a rispettare la gente, bodrillone, che sembri l'orso yogi, coglione. Mauro da Mantova, ragazzi, ormai un ectoplasma, ormai un ectoplasma. Ma poi parla di dentiera, questo che ce l'ha montata al contrario da come parla. Io, grazie a Dio, anche per motivi di età, non ho ancora la dentiera. Diciamo questa la verità, specie Mauro di boa da Mantova, con i capelli ossigenati. È una boa con i capelli ossigenati e dice che mi avrebbe tirato una sberla. Ma c'ha le braccia che sembra Mr. Potato, non ci arriva neanche a toccarti, poi tra le altre diciamo cose. La verità, ma che roba è? Mauro da Mantova è un signore repellente, che credo che possa andare solamente a prostitute ormai, cioè, solamente a prostitute può credo andare. Credo che solo delle grandi professioniste molto disperate possono andare con uno schifo di uomo così. Anche le prostitute, sì, certo. Anche le escort, sì, lo rifiuterebbero. Persino io l'escort. Io mi farei arrestare. Sai che dovremmo fare una prova, cioè dovremmo mandare delle foto a qualche prostituta. Fatto però io sono fatto così, fatto a qualche prostituta, e vediamo se qualche prostituta accetta. Ci sarà qualcuna sicuramente che rifiuta di unirsi a Mauro da Mantova anche in presenza di una cifra, secondo me anche in presenza di una cifra cospicua. Perché non è ripugnante solo e tanto sul piano fisico, è sul piano morale e personale che lo è, poveretto. Vabbè, ma quello chi se ne frega, una puttana. Cioè, lui è secondo ripugnante me repellente da Mantova. È repellente fisicamente. Prende il reddito di cittadinanza, è antisemita, ne dice di tutti, sì, i colori, eccetera. Cioè dice delle cose pazzesche e si permette di dare lezioni agli altri. Ogni tanto mi chiama perché ha il mio numero di telefono, purtroppo io ho il difetto ogni tanto. Pensa sì. Che culo. Lo so, ma mi chiama. Mi chiama e urla al telefono con me, io lo lascio parlare. Cioè io faccio, ho una funzione nei confronti di Mauro da Mantova, ho una funzione quasi, cioè secondo me gli faccio quasi da medico. Pedagogica. Cioè no, quasi da medico da personale, medico. Ce lo faccio sfogare. Dopo un po' mi rompo i coglioni, chiudo se attimarlo, mi rompo il cazzo, bene. Basta, cioè. Allora raccomanda a costui che è sovrappeso, sicuramente diabetico, sicuramente iperteso, di non vaccinarsi. Raccomandagli Ma guarda che non hai capito ancora che è visceralmente contro i vaccini, cioè tu non hai idea. No, è viscidamente contro. Comunque i ragazzi, vaccini. Allora io ripeto la notizia secondo me principale di oggi, mentre tutti parlano di alleanze elettorali, sti cazzi. Gioielliere di Cuneo uccise due rapinatori, ve lo ricordate, no? Sarà una differenza. Dai. Allora, c'era Maurizio da Napoli che voleva parlare con te prima. Ah, il camionista diplomato che ci tiene. Metti bene sto cazzo buongiorno, di telefono, Maurizio buonasera, da Napoli. Buonasera, prima cosa, dimmi, signor Gottardi. Dimmi, Gottardi. Le voglio dire una cosa, Gottardo. Io sono figlio di camionista, stammi a sentire. Allora? Da 52 mio padre c'aveva i camion. Vabbè, lo sappiamo. Ma ti dicono, abbiamo aiutato tante persone. Ma chi ha aiutato? Hai fatto il tuo lavoro, non è che hai aiutato. Chi hai aiutato? Fermo. Questo te lo riconosco. Che cosa riconosco? Quando hai la macchina in panne, gli unici che si fermano sono i camionisti. Questo te lo riconosco. Voglio dire una cosa. Dimmi, che cosa vuoi dire? Noi siamo la prima economia. Se ci fermiamo noi. Come tutti, anche quelli che. Ma come tutti, Crucià, ma stammi a sentire, se ci fermiamo noi, lo sai per fare un Ecco che chiama il coglione, mi sta chiamando il coglione. E chiama in regia, imbecille, chiama il numero verde, non mi chiamare il numero privato. Chiami in regia. Mauro da Mantova, diglielo anche tu, scusami Maurizio, dì tu. Cornuto Mauro da Mantova, digli così, cornuto Mauro da Mantova. Chiama in regia, chiama il numero verde invece di rompere i coglioni a Cruciani, lo puoi ripetere. In maniera molto chiara. Ce lo devo dire? Sì, diglielo, vai. Mauro, sei un cornuto. No, vabbè, adesso così semplicemente lo si chiama Mauro, Mauro. Penso, sennò povera c'è idiota. Idiota da Mantova. No. Ecco, bravo. Non rompere palla a Cruciano. Ecco, bravo. Chiama direttamente il numero verde senza rompere il cazzo direttamente a Cruciano. Chiama il numero verde, non rompere i coglioni come abbiamo fatto tutti, ci siamo messi in attesa. Devi imparare a rispettare le
le regole. Cornuto, ma cornuto, 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 come c'ha il diritto a no, vabbè, infatti sì. Contarti pure a cornuto, scusa. Ma no, cornuto, ma tutti, vabbè, tutti lo siamo, tutti lo siamo, no, Mauro, Maurizio. Allora, no, no, io non sono ah, cornuto. Perché tu credi di non essere cornuto? Tu credi che quando tu sei in giro tua moglie non prende altri cazzi? Però ti voglio dire una cosa. Adesso non esagerare. Ma tu sei convinto che tua moglie quando sei in giro, che trasferte fai tu? Che trasferte fai tu? Io faccio l'Italia. Fai l'Italia. E quando gli dici amore, sai, sono a Milano a 800 km da Napoli. Che pure se lavori in fabbrica, tua moglie può scopare, scusa. E allora, siamo tutti cornuti. No, rispetto a me. Tua moglie sa gli orari, a me non sa gli orari. Ma non, mi è mica, ma non è mica detto che capito, no, che tu sei ignorante. Allora ti voglio dire una cosa. Perché tu devi dire, ma perché devi dire che la moglie gli mette le corna? Ma che ne sai? Che cazzo ma perché è più facile con un camionista. È più facile mettere le corna a un camionista. Sei a 800 km e che cazzo, intanto io scopo con l'idraulico, no? Hai capito? Tua moglie sa gli orari quanto ti ridi. Sì, invece caro mio, però... Si può ridere all'una, alle due, alle tre, hai capito? Poi ti voglio dire un'altra cosa. Noi siamo persone che ci rompiamo la schiena, dalla mattina alla sera. Vabbè, ma questo... Per un pezzo di pane rischiamo la vita. Questo è vero. E vali, e tutto il resto. Tu sei... Senti, ci stava una a Milano. Aspetta un attimo, aspetta un secondo, scusa amico mio, questo qua. Imbecille, non rompere i coglioni, chiama il centralino, hai capito? C'è rotto cazzo. Chiama il centralino, non rompere i coglioni, ciao. Capito? Mauro, c'hai rotto il cazzo. Ecco, finalmente, diglielo tu. Allora, Brucia, diglielo tu ma a Mauro. Quell'altro dove sta? Ho paura che questo no, Froccio no, Froccio no. Aspetta. No. Quell'altro sta a Stoccolma. Poi Froccio non è un'offesa, aspetta. Sta a Stoccolma. Chiama il centralino, Mauro, chiama il centralino, non rompere i coglioni. Mauro, stai rompendo i coglioni, Mauro. Allora, ci ha messo in cruciata. Ti ho detto, aspetta, ci voglio dire solo una cosa a questa qua. Ci stava una a Milano che rompeva i coglioni dal baracchino. Noi camionisti siamo brave persone. Però fra di noi ci sta qualcuno. Di qualcosa a Mauro, di qualcosa a Mauro, ti prego. Mauro, tu sei cagato, cazzo, ma fai ricci le parole. No? Hai rotto i coglioni, basta. Hai rotto proprio cazzo. Che cazzo. E mi continua a chiamare, diglielo tu. E che ci posso fare io? Ma perché Mauro, un rincoglionito? Perché un rincoglionito? Stanno tutti embriaca a mandala. A che sono? Santuando embriaca. Ma no, ma mica detto. Mauro, chiama il centralino, ma non rompere i coglioni. Mauro, chiama il centralino, hai rotto i coglioni. Bravo, ciao amico mio, ciao. Fire up the flames. Allora ragazzi, per passare da Mauro da Mantova, da questo camionista, a una cosa che riguarda il voto, vi voglio elencare le percentuali del Movimento 5 Stelle. È una cosa per cui godo, devo dire la verità. Io non è che godo per... Non si comunque vive ragazzi più. ha ragione Franco, posso dirti una cosa, ha ragione Franco per un motivo molto semplice, perché alla fine resta un principio basilare che purtroppo non può essere previsto dall'ordinamento giuridico: se tu fai il ladro puoi crepare, punto e basta. Ciao. Barbarie. Demone, c'è il demone, che ciao, c'è? Ciao ragazzi! Sì, calma, demone, che vuoi dirmi, demone, dimmi. Volevo parlare dei tentativi omicidi che mi hanno fatto, anche per mezzo veleno di droghe, no, droghe avvelenate. Adesso devi No, ci vuoi ricascare con i tentativi, ma nessuno ti ha tentato no, di ammazzarti. No, bustine di veleno con la strichnina, ascolta. Ma chi te le ha fatte? Cisco, ascolta. No, Cisco, ma chi è Cisco? Cisco, è uno qua della mia zona che ha visto. Ma non possiamo fare nomi così, che uno che ha tentato di avvelenarti con le bustine di strichnina, cazzo. Non ho fatto mica nome e cognome, ho capito, Cisco sarà un nome, una. A parte che non solo lui è morta, anche Isabella. Senti, Salvatico. Ma chi è Isabella Salvatico? Ma pure te, ma chi è? Non fate nomi, è un'amica che è morta a 15 morta. Anni quando io ne avevo 18. E che se l'ha ammazzata qualcuno? L'hanno avvelenata e poi hanno accumulato un incidente. Posso dirti, puoi dire una cosa per favore a Mauro da Mantova, anche tu di non rompermi i coglioni? Io vuoi dire tu per favore, Mauro? Te, brutta testa di cazzo, non rompere i coglioni. Diglielo tu, demone, diglielo chiaramente. Via radio. No! Non rompere il cazzo! bravo, mamma mia, aspetta, fermi, grande sorpresa, ha chiamato anche il rider, una fermo. Cosa però, aspetta, una cosa però, Cruciani, una cosa, dimmi. Quando ho portato il veleno in caserma i carabinieri non mi hanno preso la denuncia. E te credo, per forza. Non è una cosa carabinieri. Così, cioè, non è una cosa a sorpresa. Dai, così carabinieri, ma sei fortunato, scusami, sei fortunato, fermo, non fermo tutti, c'è il rider, pronto?
Pronto? Dimmi, Ryder, che succede? Pronto, Cruciani? Oi, Ryder. Sei sempre numero uno, porca troia. T'ho visto ieri in televisione, so che fighe, che pelle liscia. Lì è cosa della televisione. Ma che cazzo è questa storia qua che mi rompo sempre i coglioni su Telegram, porca troia. Ma chi ti rompe i coglioni su Telegram? Ma chi ti rompe? Ogni volta mi vibra il cellulare. Sarà Mauro da Mantova. Di qualcosa pure tu a Mauro. Ma... non rompere i coglioni a Cruciani via telefono. Non rompere il cazzo, Mauro, con le tue teorie. Mauro, dai, vai a figa la Santo Domingo, che ti baciano tutti, mio amore. Lascia perdere Cruciani, che porca puttana non devi rompere i coglioni. Ok. Comunque, senti, ma che vuoi dire al demone? Che vuoi dire al demone? Scusa, che è qui collegato con noi il demone. No, io cioè, non è che ce l'ho con lui, però porca puttana, mi sono arrivati dei messaggi che mi stavo facendo in gran cazzi miei, che diceva che io ero pari a lui, che scroccavo su internet per la strada della bicicletta. Questo è brutto, però hai detto che lui ha scroccato con la bicicletta. Questo è molto brutto, Ryder. Com'è che ti ha detto queste cose? Io non ho scroccato, Cruciani, sono venuto a chiederti qualcosa alla radio. No, nulla. Per cui di pure al demone, di al demone di non rompere i coglioni, di al demone di non rompere. Mi dicono che ho i capelli con la triellina, che mia madre è una puttana e tutte queste storie. Ma chi lo dice questo? L'altro in diretta nazionale, che mia madre è una puttana, scusa. Diretta nazionale. Il demone demone molto grave quello che no, hai detto anche però. La radio Gottardo fa gamba lunga, ti ha fatto i cazzi tuoi. Demone, però io non avevo capito che era per la bici elettrica. Okay. Sì, ho capito, però gli hai detto le peggio cose, dai, figlio di puttana, allora ascolta. Io, siccome che ho avuto tutti questi tentativi di omicidio, che mi hanno anche torturato, ho avuto dei piccoli problemi. No, ascolta, è la verità, è il veleno e anche altre cose che non so qua raccontare. Scusami, Ryder, aspetta un secondo. Quando mi danno del coglione ma che c'entra? Ma coglione non c'entra con i dolori ai coglioni. Aspetta, sì, scusa. Ho capito, Ryder, in 30 secondi, ma ti pare credibile che hanno tentato di avvelenare il demone? Scusa, adesso, Ryder, tu sei un osservatore molto chiaro. Avvelenare con cosa? Ma cosa vuoi che l'avvelenano? Che sta sempre a nascondere i suoi indirizzi, non se lo caga nessuno. Si crede di un VIP del cazzo e poi invece sta a scassare la micchia che si fa i cazzi suoi. Porca puttana, e a me mi arrivano le cose, mi fa vai a vedere. Un ultimo appello, invece va a far culo lui. Io non sono uno stronzo e neanche tanto meno figlio di puttana. Allora, va a far culo, demone scimmia, uomo scimmia del cazzo. Allora, scusami un attimo, Ryder, vuoi dire a Mauro l'ultima volta non rompere il cazzo a Cruciani, per favore? Ryder, brutto coglione, merda, sembra scassare mica Cruciani. Buona, non lo perdere. Ciao, ragazzi, fra poco ciao, Zanzara ciao. Story. Ciao. Cioè in 2 anni 44 casi di terroristi dello sperma. Probabilmente capiterà anche in Italia. Senti, il caso clamoroso è di un uomo che ha volontariamente sporcato le scarpe di una donna con il proprio sperma e ha dovuto pagare una multa di 500 euro. Io gli avrei dato pure un po' di più. Un altro ha preso 3 anni. Beh, è una forma di violenza comunque, Io non c'è, non è un allarme, diciamo, non c'è un allarme terrorismo spermatico, diciamola tutta, non esiste un allarme. Hai notizie a proposito del signor Mauro da Mantova che mi sta scassando i coglioni? Sì, come ti dicevo nel fuori onda, oggi pomeriggio ho fatto un esperimento, per carità, il campione statistico non sarebbe mai accettato da Pagnoncelli, ma ho chiamato 3 escort padovane, sì, e 100 euro, grosso 80, 100 euro a botta alla tariffa, facevano tutto anche l'anale, nella chat, poi ci siamo dilungati, a un certo punto... Due su tre mi fanno bello, ma mi mandi una foto? Gli ho mandato una foto di Mauro da Mantova. Sì. Mi hanno bloccato il numero. Due mignotte su tre bloccherebbero Mauro da Mantova in chat. Cioè, non lo vogliono manco le puttane, tu dici? Le prostitute. Sì, ci eravamo accordati sugli 80 euro. E perché vengo hanno chiesto la foto. Hanno chiesto la foto. Ho mandato quella di Mauro da Mantova. Mi hanno bloccato il numero 2 mignotte su 3. Uno dei motivi per cui andò a Santo Domingo, secondo te, è quello? Ma poveretta, avrà trovato una affamata, cieca e sorda, e allora questa non sentiva e non vedeva cosa poveretta stava facendo, e gli avrà dato 2 bacetti. Ma poi
con quella dipedi, con quella forma di diabete che ha, non gli funzionerà neanche il cazzo. È evidente. Vabbè, questo non lo possiamo sapere. Cioè, sicuramente ma sicuramente io, ma clinicamente, è sovrappeso. Sicuramente è sovrappeso. Sicuramente è inguardabile. Con quel sovrappeso magari, lì. Magari gli funziona, non lo possiamo sapere. Dai, questo ma no, ma gli viene il fiatone, gli viene il fiatone a legarsi le scarpe a uno così. Dai, Feltri, te lo dico io che sono Feltri, stato non grasso. C'è nessun collegamento. Feltri. Andrò in consiglio almeno 3 volte. Dopo vediamo. Almeno 3 volte. Già annuncia. Più un martire, quello è un martire, gli altri colpevoli. Oggi stanno mettendo in croce uno che è un cretino, secondo me, perché è un cretino, uno che dice tanti camerati mi hanno votato, cioè non si rende conto, eccolo qua, ecco il matto che mi sta chiamando, un tizio di consigliere, no, Mauro, consigliere di zona a Torino, Mauro, che ha detto tanti, Mauro, Mauro non si può presentare manco alle votazioni del suo condominio. Che vuole adesso Mauro, cosa vuoi? Adesso sentiamo, senti velocemente. Non si sente, però. È inutile che fai coglione che continui a insultare. Tanto non chiamo il tuo p***o di merda. Signor Mauro da Mantova. Signor Mauro. Va bene, dai. Però vogliono. Diego da Milano, anzi Claudio da Pescara. Vai Claudio, dimmi. Claudio, dimmi. Che? Dimmi Claudio, dimmi. Dimmi. Oh, Claudio! La gente che non sa neanche usare il cellulare. Claudio, chissà che cosa intelligente avrà da dire Claudio, che non sa neanche usare il cellulare. Chissà che cosa intelligente dirà. Cosuano trucazzaro, che cos'è qualcosa di intelligente? Ma secondo te